Marco Travaglio, senti, allora al referendum stravince il sì, la sinistra ha tenuto molto molto bene, grazie anche al voto disgiunto, no? Tu avevi fatto un accorato appello per il voto disgiunto e per questo hai avuto anche una lite furibonda con Alessandro Di Battista che sarebbe l'anti Di Maio nei 5 Stelle, quindi alla fine hai vinto tu. Se mi fossi candidato, magari. No, a parte gli scherzi, beh, non è un mistero che ero per il sì, ed ero mio, era l'unico giornale, il Fatto Quotidiano, per il sì, e tutti gli altri erano curiosamente per il no. Ma la cosa più curiosa è che dipingevano un paese voglioso di no, non conoscendo l'Italia, esattamente come 4 anni fa. Tutti i giornali dipingevano un paese infervorato per la riforma di Renzi, e regolarmente la riforma di Renzi fu strabocciata, quindi c'è anche da domandarsi che paese descrivono i nostri giornali, se escono ogni tanto dalla redazione per ascoltare un po' quello che sale dall'opinione pubblica. Quindi, beh, senz'altro il sì mi fa piacere Ecco, ma il perché voto l'ho votato e l'ho disgiunto, sostenuto. Marco. Invece, per quanto riguarda il disgiunto, adesso poi vedremo. Il calcolo dei flussi elettorali fatto dagli scienziati, ancora non l'ho visto. Ho l'impressione che abbiano fatto ben di più che disgiungere il voto con la lista 5 Stelle e il candidato Emiliano o il candidato Giani. Ho l'impressione che abbiano direttamente votato per il candidato Emiliano e il candidato Giani, visto il bassissimo risultato rispetto ai sondaggi anche degli ultimi giorni, che hanno raccolto le due candidate dei 5 Stelle in Toscana e in Puglia. E questo denota il fatto che quell'appello non era tutt'altro che insensato, perché il voto disgiunto è un potere che la legge dà agli elettori di fare due scelte anche diverse, cioè di fare quella scelta che nei ballottaggi fai a distanza di 15 giorni, farla nello stesso giorno. Se il tuo candidato ha chance di vincere, sostienilo, ma se sai che arriva terzo, la legge elettorale ti dice che devi optare per il più vicino o per il meno lontano. Allora io quell'appello lì per la campagna non l'avrei mai fatto, anzi, se avessi dovuto disgiungere probabilmente avrei disgiunto a favore di Caldoro e non di De Luca, visto che penso che De Luca sia il peggio del peggio, ma non Però penso intanto ha che stravinto Emiliano De Luca, fosse allo comunque. stesso livello. No, ma così la vedo io, intendiamoci, poi il popolo campano ha scelto e hanno sempre ragione gli elettori, ma in Puglia e in Toscana non penso che fosse la stessa cosa Emiliano Confitto e Gianni con la Ceccardi, e quindi mi sono permesso di dire: guardate che potete votare tranquilli e sereni la vostra lista, e dato che la vostra candidata presidente non vincerà mai, optate per quello che ritenete che sia il meno lontano da voi. Ecco, Penso che qualcuno, anzi parecchi, questo ragionamento lo abbiano fatto, e dato che i 5 Stelle poi gli hanno detto no, non disgiungete, alla fine che cosa hanno fatto? Hanno votato pure la lista del PD o le liste collegate. infatti c'è chi Però Salvini e Meloni dicono che i 5 Stelle sono praticamente scomparsi. Ma